Accomodatevi, indossate le cuffie, il vostro debutto da campioni, il vostro debutto qui nel gioco finale. Allora, mi sentite bene? Alessandra, Luca, Sabrina? Perfetto. Allora, sapete che solo durante l'utilizzo dei jolly potete parlare tra voi, altrimenti è un gioco individuale. Tutto ok? Ci siamo? In bocca al lupo e che entri l'ultima catena. Cominciamo da Sabrina e partiamo da cintura. N, pecora. Sabrina. Nera, cintura nera di karate e la pecora nera. Che sarebbe l'elemento peggiore di un gruppo. Vediamo. Brava Sabrina. Partiamo col piede giusto e andiamo adesso da Alessandra. Pecora. L, fresco. Alessandra. Preferisco giocare il jolly. E allora vediamo, entra la seconda lettera. Pecora, LA, fresco. Potete parlare. Latte. Latte fresco. Latte. Sì. Ci sta meglio. Alessandra. Latte. Latte fresco e il latte della pecora. Vediamo. Purtroppo no. Arriva un'altra lettera però, potete ancora parlare tra di voi. Pecora è la N, fresco. No. Allora lana. È lana. Sì, lana. Alessandra. Lana, la lana della pecora e la lana la indossi quando fa fresco. Oppure il fresco di lana, che è un tipo di tessuto che si usa per i completi leggeri, estivi. Andiamo adesso da Luca. Partiamo da fresco. G, no. Luca. Giorno. Un giorno fresco e un giorno no quando va tutto storto. Purtroppo no. Dobbiamo dimezzare e andiamo da Sabrina con una lettera in più. Fresco, G-I, no. Sabrina. Provo giornata, una giornata no e... una giornata di fresco, però... O un fresco di giornata, no? Un prodotto fresco di giornata, freschissimo. Brava, Sabrina. Andiamo da Alessandra. Partiamo dal no. R, scarto. Alessandra. Rifiuto. Rifiuto, dici no, per fare un rifiuto di qualcosa, e scarto è un rifiuto. Un sinonimo. Vediamo. È giusto. Brava Alessandra. Luca, tocca a te. Partiamo da scarto. D, meno. Luca. Dividere uno scarto, dividere nel senso di dimezzare, quindi averne meno. Vediamo. Purtroppo no, dobbiamo dimezzare
invece il montepremi, ma andiamo da Sabrina con una lettera in più. Scarto di I meno. Sabrina. Digiuno. Non mi viene niente. Digiuno, mangiare meno, però con scarto no. Ok. Era differenza. La differenza. Uno scarto è una differenza tra due elementi. La differenza è il risultato di una sottrazione, operazione che si indica col segno meno. Proviamo a chiudere questa catena. Andiamo da Alessandra. Meno. S sottile. Avete ancora un jolly? Ultima possibilità di giocarlo. Alessandra? Gioco il jolly. Il jolly, eccola qui, la seconda lettera. Meno SA sottile. Cosa hai pensato? Niente. Insomma, sale, no. Alessandra? Non ce l'ho. Niente. Non mi viene niente. Per noi è un errore. Dobbiamo dimezzare, arriva un'altra lettera. Meno, S-A-L, sottile. Sottile. Mi sembra ci sta tanto. Salvo, no, meno. Salvo. Alessandra. Salvo. Ma certo, salvo sottile. Che salutiamo e... Meno salvo, hanno ballato tutti salvo me, meno me, sono sinonimi, eccetto. E Salvo Sottile, conduttore di Prima dell'Alba, giornalista. Allora, abbiamo mantenuto 3.719 euro. Questo è il valore dell'ultima parola. Allora giochiamo tutti insieme. Partiamo stasera da sottile, S, P, O finale e il terzo elemento. Allora c'è cioè, spesso al contrario. Esatto. Spazio sottile. Potrebbe essere nel senso di una fessura praticamente. Spunto, però spunto. Qualcosa, un modo di dire sottile. Sporco, no. Niente, no. Sparso. Sparito. Specchio. 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 Spigolo. 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 Spunto. Spillo. Spillo è sottile. Il tacco a spillo, è vero. Potrebbe essere. Spillo. Buono. Spazio l'abbiamo già detto. Spazzolino, no? Spazzolino. Spento. Spento sottile, troppo distaccata forse. Sparito. Finora migliora spillo. Il momento mi sembra di sì. Spareggio, non ci sta. Spicchio. Spicchio sottile, anche, sì, sì. Spicchio, spillo, spunto. Spesso. Specchio. No. Spartito. Alessandra, che facciamo? Compriamo il terzo elemento. Prate il terzo elemento, allora dimezziamo. 1.860 euro, questo vi è costato e questo è il montepremi che avete salvaguardato. Ecco il terzo elemento. Possibilità. No, allora
allora spillo non credo. Spazio. Spazio. Spicchio di possibilità avere. Spazio. Avere la possibilità di qualcosa avere. Ti dà lo spazio. No. Però sottile. Altri tipi di possibilità, cioè, oltre ad avere una possibilità, ma. Possibilità è una scelta, un. Però spicchio è bella. Ma no. Spicchio sottile, avere. Spazio, no? Uno spicchio di. Alessandra, qual è l'ultima parola? Spicchio. Spicchio, togliete le cuffie. Come siete arrivati a spicchio? Allora, uno spicchio di possibilità, quando si dà una piccola possibilità a qualcuno, una piccola parte, e uno spicchio può essere sottile, uno spicchio di torta magari, un piccolo spicchio, un piccolo pezzo di torta. Luca prima ha detto, nella prima discussione, ha detto, spillo. Nel discorso, fessura hai detto, no? Esatto. Fessura. Ah, sì. La prima parola che hai detto. Sì. Fessura, spicchio, fessura, una fessura sottile e una possibilità dove ci porta. Abbiamo una possibilità sottile che ci lasciamo, è una prospettiva, è piccola, ma c'è uno spiraglio. Spiraglio. Vero. La parola di stasera è spiraglio. Ci siete andati vicini. Non v'è venuta. Però siete campioni, domani tornate e ci riprovate. Complimenti, era il debutto. A domani, correzione a catena. Buona serata, TG1. Ciao.